Seconda finale della CRZ Coppa Rally di Zona a Como dopo quella del 2019 e come un anno fa la Toscana vince la classifica riservata alle squadre regionali. La somma dei tempi in speciale di Paperini Fruini, Sgadò Perrone e Corti Catalano ha permesso alla squadra della delegazione regionale toscana la vittoria dell'ACI Sport Rally Cup Italia davanti a quella siciliana composta da Profeta Racuia, Lombardo Spanò e Pellitteri Lo Monaco. Dopo un tris di risultati positivi nelle gare di qualificazione con la vittoria nella gara di casa, i pistoiesi Paperini Fruini erano attesi sia per una positiva gara fra i top 10 sia nella lotta per la classifica Under 25. Ma se il sesto posto finale ti addolcisce la bocca, la seconda posizione tra gli Under 25 è invece un gusto amaro, poiché i due pistoiesi sono stati a lungo al comando, sino al testacoda nella quinta speciale costato quasi 20 secondi. Score impossibile da recuperare su Pederzani Battaglia nell'ultima speciale, la sesta, e condizione che ha decretato il posto d'onore tra i giovani con un ritardo totale di 18,4 secondi. Tornano vincenti invece da Como i due toscani Emanuele Corti ed Arianna Catalano in gara con la Renault Clio RS. Emanuele, pilota di Montemurlo, ed Arianna naviga di Pistoia, da sempre riferimento nella categoria delle vetture 2000 di gruppo N, hanno dominato dall'inizio alla fine, centrando il titolo di campioni nella classe N3 in virtù della velocità espressa che ha permesso loro di primeggiare anche nei trofei Corri Clio e Michelin, monomarca che garantiscono interessanti montepremi. Siamo soddisfatti di essere riusciti ad ottenere il risultato che ci eravamo prefissati a inizio anno, cioè quello di arrivare qui alla finale di Como e giocarsela per la vittoria della nostra categoria. Abbiamo colto il primo posto della classe N3, riuscendo anche ad arrivare a vincere il trofeo dedicato alla nostra vettura e al trofeo Michelin. Ringrazio la Jolly Racing Team e il Max Panther Rally Team che ci assistono sempre. Anche Catalini Rossi e Ferrarini Buglisi tornano col sorriso dalla provincia comasca grazie alla leadership nelle classifiche relative alla classe R1 nazionale e classe N0 con Renault Twingo e Fiat 600 rispettivamente. Nel Twingo R1 Open il risultato di Como ha consentito a Gabriele Catalini e Michael Rossi di vincere il titolo, seconda vittoria per i due toscani nel trofeo della piccola di casa Renault, poiché l'equipaggio ha ottenuto il titolo internazionale già nel 2019. Altri toscani erano in gara nel trofeo ACI Como, la gara di maggior prestigio del weekend lariano. Giorgio Sgadò e Nicola Perrone su Peugeot 207 dopo un avvio positivo non reggono la distanza e terminano al secondo posto nella classe Super 2000 della CRZ, mentre Sinibaldi e Vallini chiudono sesti nella classe A6, stessa posizione di Fanucchi Bernardi nella R3C. Menzione particolare per Alessandro Ciardi e Riccardo Giovannini sul Renault Clio della MC Motorsport, purtroppo costretti al ritiro nella quinta speciale, ma per i punti acquisiti nelle gare precedenti alla fine sono terzi assoluti nella classifica di secondo raggruppamento dell'R Italia Trophy, serie che ha avuto in questo primo anno ben 124 iscritti con somma soddisfazione del promoter. Sfortunato epilogo invece per Lorenzo e Cosimo Ancillotti, traditi da un'uscita di strada nell'ultima prova speciale, quando l'equipaggio si trovava in quarta posizione di classe R2B. Ennesimo ritiro sull'ultimo crono di un rally per i fratelli fiorentini, quasi schiavi di una macumba che nel 2020 ha inciso non poco sui loro risultati. Al termine della stagione 2020, Covid e chiusure permettendo, mancano solo tre gare, due rally day, Pomarance e Fettunta, ed il Ciocchetto, gara nel conosciuto resort della Garfagnana che attira sempre l'attenzione di molti piloti ed appassionati.